Boom a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Devo chiedervi scusa perché è un po' che non posto niente sul canale, però c'è un motivo. È perché ho staccato un po', sono in vacanza. Infatti sono a Madrid insieme al mio amico Valerio. Saluta Valerio! Saluta! Ecco, non è molto partecipe. Allora, oggi, dopo aver visto varie parti di Madrid, è un giorno molto molto importante, soprattutto per noi interisti ragazzi, perché essendo a Madrid è impossibile non andare a visitare il Santiago Bernabéu, e sappiamo tutti cosa vuol dire per noi il Santiago Bernabéu. Adesso ci salutiamo e ci vediamo fra pochissimo. Allora, mentre aspettiamo, facciamo qualche domanda a Valerio. Valerio, sei emozionato? Lui è da Lazio, non capisce niente purtroppo. Non prova questa ebbrezza di entrare al Bernabéu e dire il mio capitano l'ha alzata lì, la coppa. Mi dispiace Valerio, è così. Tra poco arriverà la metro e saremo proprio lì davanti. Ragazzi, siamo praticamente arrivati, eccoci qua, Santiago Bernabéu. Dobbiamo solo prendere i biglietti, siamo per entrare nello stadio dove abbiamo scritto la storia, ragazzi. Mamma mia, non potete capire come mi batte il cuore, non potete capire. Allora ragazzi, abbiamo appena preso i biglietti, siamo veramente vicini all'entrata, però ho portato una cosa speciale per sbandierarla ai 4:20. Adesso vi farò vedere cosa. Ragazzi, questa non poteva mancare, non poteva veramente mancare. Ragazzi, è qualcosa di fantastico, veramente fantastico. C'è in quella porta lì, ha segnato il principe Milito, troppo bello. E lì Zanetti ha alzato la coppa. Peccato perché stanno rifacendo il campo. Ovviamente il campionato ripartirà fra poco, quindi non ci sono le porte, non c'è il prato. Però ragazzi, il Bernabéu è immenso. Un commento Vale, un commento? Forza Lazio. Beh, lasciatelo perdere. Bellissimo ragazzi, veramente fantastico. Un'emozione unica. Signori, siamo ufficialmente giocatori del Real Madrid. Valerio, sei carico per entrare in campo? Siamo carichissimi. Prenderemo il posto di Ronaldo. Questa è la panchina, ragazzi. Zidane ci ha detto che dobbiamo scaldarci e quindi stiamo per entrare in campo. Adesso vi facciamo vedere, vi giro. Potrà da una mano rifare il campo, mica a giocare. Bellissimo, ragazzi. Eccoci qua. Vale, adesso dobbiamo scaldarci perché il Real Madrid ha bisogno di noi.